più nulla. Io sono morto. Morto che respira, un morto che parla, un morto che urla. Io sono morto, non esisto. E se parlo... È perché qualcun altro parla al posto mio. Mi hanno tolto l'identità. Mica solo il passaporto. Ero. Ora non sono più nulla. Perché si va a puttane? Vieni, strazzo. Perché si va a puttane? Per noia? Per vizio? Per boria? Per sfizio? Perché si va a puttane? La solitudine? L'abitudine? La paura? Forse... L'impotenza. Possibile? A convenienza. Verosimile. Mi è piaciuta subito. Era diversa. Diversa dalle altre. No, forse no, ma io l'ho vista così. Mi sono avvicinato e le ho chiesto di salire in macchina. Lei è salita? Sì, cercavamo di non farci vedere. Cercavamo di evitare che qualcuno ci riconoscesse. Era difficile. Aveva paura di essere invidiata. Aveva paura di ogni cosa, della sua ombra, della sua immagine, del suo piacere, della sua depressione, della sua piccola passione. Aveva paura anche di me? Sì, anche di me. Finché non dissi, andiamo via. Ti prendo e ti porto via. Io ho detto sì. Pronta? Grazie, sì. Allora, stanotte siamo su Via Salaria, lì all'angolo con il raccordo anulare, lì all'uscita, insomma, dove stanno le cose, no? Le Sì, battone, no? Capito? sì. Sì, Tu sei sono sul ciglio della sul strada. ciglio della strada, Le auto sì. Frecciano veloci. Frecciano Sì. veloci. Qualcuna si ferma, qualcuna Sì, rallenta. magari tu ti fermi, insomma. Sì. No, dici E qualcosa? poi mi guarda e poi Sì. mi dà dritto e va via. Ascolta, io però vorrei vedere Sì. lei da un'altra angolazione. Vieni qua. Lei, in questo momento, lei... Lei non ne può più. Non ne può Non ne più. può più. Non ne può più di Sì, cosa? non ne può più della sua gonnellina bianca, La di queste notti sua... Sì. atroci e tutte uguali, Sì, atroci di e tutto uguali. questo passeggiare e Già... aspettare. Sì, inutile, Sì, no? Ho capito. esatto, Ma lei esatto. cosa sente? Provalo, Lei... tira fuori. Dai, cosa prova? Freddo, freddo, dove? Dove? Alle gambe, provalo sto freddo, dai! Dove? Freddo alle natiche! Alle natiche, Alle natiche e poi Lei... alla febbre, sì, A alla quanto? febbre. 38, 38 e 38 e mezzo, mezzo. 38 e mezzo. Dirotta il cliente su un'altra ragazza. Esatto, Eh? perché lei stanotte lei ha deciso. Ha deciso, Lei stanotte ha smesso. Ha smesso? No, non ha più voglia di farsi scopare dal mondo. Spiega però, andiamo avanti, dai. No, aspetta, no, chiariamo sta cosa.
Tu devi dire una cosa, perché come facevi a pensare che questa storia poteva finire bene? Ma davvero ci credevi? Ma dove l'hai presa questa? La montagna del sapore? Cioè, tu credevi che questa storia poteva finire bene? Ma lo sai adesso chi arriva? No, chi arriva? Arrivano loro! Ma loro chi? Loro! Dai, vieni in Italia! Dai, ti facciamo lavorare! Avrai tutto quello che vuoi! Ti facciamo lavorare come artist, come fotomodella, come modella! Ti fanno lavorare te qui in Italia come fotomodella! Che non fanno lavorare nessuno! E fanno lavorare te qui come fotomodella! Ma per favore! Lo sai che succede? Arrivano loro e mi ammazzano di botte! Mi gonfiano di botte! Dove vai? Dove vai? Perché te ti prendono e ti costringono a guardare mentre mi ammazzano di botte! Mentre mi massacrano di calci, di cazzocche, di pugni e ti fanno guardare. E poi sai che succede? Che se la venivano con te, ti ammazzano anche a te di calci, di cazzocche, ti fanno... ti spengono una sigaretta addosso e poi tu stai per chiamare il mio... Leandro, invece no! Perché ti tappano la bocca con la manata! Hai capito? E io? Tu chiudi gli occhi e piangi. Chiudi gli occhi e piangi! Chiudi gli occhi e piangi! Chiudo! 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 E poi, da adesso! Io sono steso per terra! Rimango steso a terra per ore! Un sasso! Un po' di pioggia mi risveglia! Fai la pioggia! Alla meglio! Ma la so fare, dai! No! Fai la pioggia!